Ciao Mira. Ciao. Come stai? Bene, tu come stai? Non c'è male. Sì, abbiamo già sentito un po' la sua vocina. Come hai sentito, io ti ho presentato una ragazza del sud, una ragazza che già da bambina aspirava a diventare qualcuna e tu ci sei riuscita. Ecco, vuoi dirci qualche cosa? Come è venuta in te questa idea di fare la cantante da bambina e poi come sei riuscita ad emergere, quali sono stati i tuoi successi? E comunque iniziamo un po' per volta, vediamo un pochettino. Ecco, tu sei di Bagnara e poi ecco, a che età sei andata via? Dunque, io non sono mai stata a Bagnara perché mia madre e mio padre abitavano già nelle Marche e mia madre usava venire a partorire a Bagnara, per cui io sono la seconda figlia e sono nata esattamente 38 anni fa in quel... Che succede? Che succede? Guardiamo un po'. Guardiamo, ah già è vero, scusa. Prendo il microfono io. Ed è così. Sei più esperta di me. Il microfono. E così praticamente non sono mai stata qui, a parte così delle piccolissime tappe ogni tanto che ho fatto durante qualche pausa di qualche tournée. Adesso invece ho deciso finalmente di trasferirmi qua e di tornare alla mia terra. Ho cominciato, quando ho incominciato esattamente non lo so, perché io ho cantato sempre, fin da quando ero all'asilo, praticamente ero scelta già per cantare a Natale, le varie ninna nanne del bambino Gesù, a cantare nelle scuole, eccetera. A 5 anni studiavo pianoforte, a 10 anni studiavo lirica e cantavo già nelle chiese, in occasione di matrimoni. A Bagnara con però le persone che io amo e che considero la mia vera famiglia, appunto i miei zii, perché Bagnara senza i miei zii non sarebbe la stessa cosa. La canzone più bella che ti ricorda maggiori successi, maggiore soddisfazione, che ti ha dato maggiore soddisfazione durante la tua carriera? Ma la canzone che mi ha dato più soddisfazione, beh, ce ne sono diverse. Diciamo forse sono più legata a Piccolo Uomo, perché è stato il primo grosso vero successo commerciale, e Minuetto perché mi ha dato invece il mio primo grosso successo internazionale. Infatti era diventato un po' un inno in Francia, sono stata scelta dalla Francia per rappresentare la Francia al Midem di Cannes nel 74 esattamente. Poi ci sono delle canzoni che amo di più e che non c'entrano nulla col successo commerciale, per esempio questa che sentiamo in sottofondo è una di quelle, è un brano di Ivano Fossati, si intitola Danza. Ecco, il mio legame lunghissimo con questo artista ha dato praticamente spazio poi vita a tantissime altre cose, come Non finisce mica il cielo, come poi anche la collaborazione che abbiamo fatto io e Ivano per i dischi di Loredana, i primi due dove ho lavorato anch'io, che erano Traslocando e Jazz, mentre nell'ultimo non ho più, diciamo che la società si è un po' sciolta. E quindi di ricordi cari legati a dei brani particolari ce ne sono tanti. Potrei parlarti del mio caro, carissimo, grandissimo amico, che considero un po' il mio padre spirituale, Vinicius de Moraes, il più grande poeta brasiliano, che ha scritto apposta per me, dopo la mia interpretazione del suo Valsinha, ha scritto un brano stupendo che si intitolava Volesse il cielo, e che è stato un trionfo nella mia tournée finita poi all'Olympia con Charles Aznavour. Potrei parlarti, non so, di, ecco, per esempio di quest'ultimo brano, che è l'ultima canzone che io ho scritto e che in questo momento è il pezzo che sicuramente amo di più, perché è quello che finalmente mi è stato ispirato e ho dedicato al mio paese, a Bagnara, e che è Lucy. Bene, ecco, io a questo punto volevo farti una domanda, come sono i rapporti con Loredana? Perché mi pare che anche lei abbia avuto un grandissimo successo e continua ad averlo, del resto come te. E quindi ecco, continuate, diciamo così, ognuno secondo la sua strada, però i rapporti come sono con la sorella? Ma i miei rapporti con mia sorella sono quasi inesistenti, perché lei è quasi sempre all'estero e praticamente non ci vediamo più. Adesso è in Brasile e comunque dopo l'LP Jazz diciamo che le nostre strade si sono completamente divise, perché io non ero più d'accordo su una determinata linea, perché sai, io per quanto riguarda la musica, le parentele nella musica non c'entrano,
per cui per il solo fatto che Loredana sia mia sorella non significa che devo, che approvo, che amo tutto quello che fa, anzi io non approvo proprio decisamente tantissime cose, e per cui ci siamo proprio divise anche artisticamente, anche perché artisticamente nella realtà non siamo mai state unite. Io ho scritto solo un pezzo per lei che si chiama Notte che verrà, e ho lavorato insieme a Ivano in due album suoi, però era un lavoro più che altro che mi avvicinava a Ivano più che a Loredana, perché Loredana trovava un prodotto pronto che poi cantava, mentre per me fare i dischi è completamente un'altra cosa, cioè per me bisogna viverla la musica. In questo momento sto pensando soltanto ad accasarmi, quindi cerco casa a Bagnara, io lo ripeto in continuazione, voglio trasferirmi, voglio proprio vivere qui davvero, cioè fare di Bagnara quella che sarà, spero, la mia base futura per tutta la mia vita. Anche perché questo luogo mi ispira moltissimo, e devo dire che nelle mie fugaci apparizioni a Bagnara ho avuto dei grandi stimoli, delle grandi ispirazioni che poi ho svolto e ho scritto e ho completato chiaramente in altri luoghi, però sono nati qui, per cui io voglio assolutamente tornare qui. Nel mio futuro per ora c'è solo questo, poi nel mezzo ci saranno dischi, tournée, ma forse avrai capito che il mio lavoro è, diciamo, la parte meno importante della mia vita. Io mi occupo di tantissime altre cose. L'amore grande che ho è l'amore per la musica e l'amore per il mio pubblico. Però penso di essere molto più onesta e di dare molto di più, non essendo condizionata da tutto ciò, cioè dandolo spontaneamente e liberamente, perché solo così credo si può dare veramente se stessi al pubblico, altrimenti diventa una routine, diventa un lavoro, diventa fare dei dischi stagionali legati esclusivamente a un discorso di mercato che non c'entra più nulla con quelle che sono che è realmente la mia entità, i miei desideri e il mio modo di esprimermi, che non è stagionale. Quando ho delle cose da dire le dico, per cui la parte principale del mio futuro è presa esclusivamente da quella che sarà il mio parcheggio definitivo, cioè la mia casa. Organizzare delle idee alle altre cose, per esempio io mi occupo di ecologia, mi sono iscritta al WWF, mi occupo della lotta contro i tumori, della lotta contro la droga, eccetera. Cioè i messaggi e l'amore alla società non si dimostrano solo con i dischi, anche con delle partecipazioni serie. E questo, ti fa veramente onore, perché sono problemi che investono la società, e quindi ognuno di noi è chiamato, ha il dovere di dare il proprio contributo, grande o piccolo che possa essere. Quindi creare un futuro ai nostri figli. Io non ho figli, però dico, gli altri li hanno. Certo, e noi saremo al tuo fianco se dovesse sorgere anche qui a Bagnara in qualche organizzazione di questo tipo, perché credo che ogni cittadino veramente che sente questi problemi e che riconosce la validità di queste azioni, ritengo che volentieri dà il proprio contributo, perché è una questione di civiltà e nei confronti di noi stessi e per i nostri figli. Bene, a questo punto, cara mia, ti volevo presentare una ragazza di Bagnara, ecco, una appartenente alle giovani leve, questa è Mia Martini e Titti Raschillà. Ecco, Titti Raschillà, che ti vuole fare qualche domanda, ecco, sentiamo un pochettino cosa ha da dirti Titti. Allora, tanto per cominciare voglio dirti che sono una tua ammiratrice e ho avuto sentore che tu verrai qui a Bagnara per fare la madrina in una partita, ecco, diciamo, tra medici e cantanti, se ho recepito bene, e questo appunto mi fa anche molto piacere, perché diciamo l'incasso sarà devoluto per i ragazzi che si drogano, e appunto quindi questo è ancora d'onore tuo, proprio è un onore pure nostro averti come nostra concittadina e averti qua proprio. Se ritornassi indietro, faresti di nuovo quello che hai fatto? Cioè il successo per te è stato qualche cosa che ti ha procurato sacrifici e quindi magari non ritorneresti indietro? Oppure ecco, lo faresti? Lo so, ho capito che l'amore per la musica, per la tua musica, appunto è così grande che magari... Comunque ecco, sono proprio curiosa di sapere che cosa faresti. Dunque, innanzitutto devo dire, credo forse ribadire il concetto, che essendo una bagnarota io ho la testa molto dura e sono convinta che rifarei esattamente le stesse cose che ho fatto.
Certo, se riuscissi a conservare quella mia saggezza, spero, magari non sono assolutamente saggia, ma penso che dopo tante esperienze, dopo tanti anni, una certa maturità si raggiunge. Se riuscissi a tornare indietro con la testa che ho oggi, tanti errori sicuramente non lo farei, ma i miei errori non riguardano comunque la musica, riguardano casomai una fiducia troppo grande e troppo frettolosamente riposta su gente che non la meritava, quindi certamente farei delle scelte umane molto molto più selettive, però artisticamente credo che rifarei le stesse cose che ho fatto. Volevo chiederti un'altra cosa che pure anche mi incuriosisce, vedi, ho molte curiosità su di te. Su un artista, forse sarà che è la prima volta che sono a contatto con un artista, quindi è naturale. Comunque volevo chiederti appunto questo, all'inizio della tua carriera naturalmente, ecco, all'inizio della carriera di qualsiasi artista naturalmente si devono fare molti sacrifici, bisogna rinunciare a molte cose. Ecco, io vorrei se a parte questo, a parte i sacrifici, a parte questo appunto rinunciare, le rinunce, vorrei sapere proprio se tu hai anche dovuto soffrire del fatto che venivi dal sud, cioè hai avuto affrontare i pregiudizi effettivamente che ci sono sempre per la gente del sud, soprattutto al nord, quindi naturalmente per poi poterti affermare al nord e in Italia in genere. Ecco, vorrei anche sapere se... Sì. Vorrei sapere anche se molte volte hai dovuto nascondere le tue origini per appunto per paura di essere magari giudicata in un modo e non in un altro. Dunque, io non posso dichiarare tranquillamente di non aver mai avuto dei problemi per il fatto di essere una sudista. Bagnarota, assolutamente. So che invece questo problema esiste. E naturalmente c'è tanta gente che non è stata fortunata come me. Anzitutto credo che dipenda anche dal tipo di lavoro che una persona fa. E comunque, io dico quella che è una mia idea, secondo me il problema è un problema individuale, cioè non bisogna rivolgersi al nord col complesso della persona che viene dal sud, che quindi pende dalle loro labbra. Bisogna dimostrare, perché noi possiamo farlo, che siamo degli esseri umani intelligenti, che hanno una grande forza di volontà, che hanno voglia di lavorare, e in questo caso non c'è mai nessun problema, perché ti posso garantire che molta gente meridionale, moltissima, è diventata molto grande e addirittura ha creato degli imperi, ma non solo a Milano, a Roma, in tutto il mondo. Per cui non esiste un angolo della terra dove non ci sia un meridionale, ma non un meridionale trattato in maniera razzista, un meridionale che ha in mano veramente il potere, e non il potere della mafia o il potere della violenza, il potere del cervello, dell'essere umano che si fa rispettare. È lo stesso discorso che io ho ribadito sempre anche con chi mi fa dei discorsi di femminismo, eccetera. Non credo nei problemi della donna, io credo che ecco, una bagnarota per esempio non potrebbe avere un problema di questo genere, tanto più che è stato dimostrato che le bagnarote sono state le prime a inventare il femminismo nel mondo, prima ancora delle americane. Penso che sia una questione di intelligenza individuale e di forza di volontà, cioè una persona che sa farsi rispettare a prescindere dal sesso e a prescindere dalla regione dalla quale proviene, penso che non possa avere nessun tipo di problema. Un'ultima domanda e poi basta, perché penso di... Comunque, ecco, ti volevo chiedere questo, cioè cosa consiglieresti tu ad una ragazza che vuole affermarsi pure lei nel mondo della musica, appunto una ragazza del sud, ecco, una ragazza del sud tanto per ripetere, che appunto vuole affermarsi, che ha le prime appunto prese, che è appunto impaurita anche da questo mondo naturalmente. Ecco, tu cosa consiglieresti? Credo in una donna meridionale impaurita. Penso che dovrebbero avere più paura gli uomini di una donna. A parte la battuta, dunque, il mio consiglio è anzitutto, la prima cosa da fare è di fare una scelta. Proprio la scelta deve farla la ragazza stessa, consapevole, ma deve essere una scelta molto seria, perché se sbaglia o crede di minimizzare una delle cose che sceglie, farà poi un gravissimo errore e se ne accorgerà dopo. La scelta va fatta in base al tipo di carriera che vuole fare, perché c'è la carriera commerciale, diciamo il fulmine, eccetera, che dura lo spazio di un secondo, la carriera legata
a determinati tipi di cose, no? Io in un mio pezzo che ho scritto qualche anno fa, che si chiama Stelle, ho parlato di donne che fanno del loro corpo una bandiera, per esempio, oggi più che mai, per cui deve scegliere che tipo di cosa vuole fare. Se sceglie la musica, sceglie la strada più difficile. È la strada più lunga, è la strada per la quale dovrà fare immensi sacrifici, per la quale lei dovrà sempre rendersi conto che può essere considerata l'ultima, anche se nella realtà come valore non lo è, perché è una scelta precisa e importante che ha fatto. È una strada lunghissima, però poi alla fine può dare delle enormi soddisfazioni. L'altra strada invece è molto meno difficile e però si può aspettare di arrivare sull'Olimpo e di cadere immediatamente, perché è una conseguenza di un certo tipo di scelta. Quindi prima di tutto deve scegliere veramente che cos'è. Le consiglio di leggere un magnifico libro che si intitola Essere o Avere, perché chiarisce molte idee, non soltanto sulla carriera dell'artista, tutto, la carriera personale della persona proprio, nel contesto della sua famiglia, della società e soprattutto di se stesso, perché noi siamo i nostri giudici più severi. Allora io posso dirti grazie, mia Martini, e veramente, cioè, tu mi hai fatto cambiare un pochino il mio giudizio che avevo sugli artisti, cioè non lo so, forse per una ragazza, ecco, a questa età. Vedere quegli artisti forse freddi, lontani, quell'immagine convenzionale, mentre invece tu me l'hai cambiata e questo mi fa piacere. Allora, grazie. Sì. Non generalizzare mai. Sì, questo è pure vero. Bene, ringrazio Titti Raschella che mi ha aiutato in questa intervista con Mia Martini, e effettivamente ha posto delle domande abbastanza intelligenti, anzi direi molto intelligenti, alle quali la nostra ospite ha risposto in maniera altrettanto intelligente. Grazie, lo salviamo anche se è un uomo. Ecco, io cerco di essere, diciamo così, di apparire quello che sono, perché non so fingere, cara mia, e quindi io dico le cose come stanno, e siccome io in questa occasione ho avuto modo di conoscerti in una maniera diversa da quella, appunto, come diceva Titti, ecco, noi attraverso la televisione immaginiamo gli artisti sotto un'altra veste, mentre averti qui accanto a noi in questa intervista così improvvisata, senza nessuna preparazione, ecco, mi pare di averti conosciuto sempre, ecco, di essere stati amici, chissà da forse non dico come bimbo Villari, perché siete della stessa età e avete vissuto la stessa infanzia, ma io, pur conoscendoti ora, mi pare di essere un po' amico tuo da tanto tempo. Guarda, questa è la cosa più bella che potevi dirmi, ed è, ti assicuro, l'unica cosa che io veramente mi aspetto è che amerei avere dal pubblico, dalla gente che mi ama, l'impressione di conoscerti da sempre e di volersi bene. E con questa bellissima espressione io direi di concludere questo servizio, con l'auspicio di poter avere ancora tra di noi, così amichevolmente, la Mia Martini, che ci auguriamo che possa trovare presto qui in casa e sistemarsi nella nostra bellissima cittadina, per avere la possibilità di maggiori contatti e nello stesso tempo di lavorare insieme, se c'è da lavorare, per una causa importante e per l'avvenire dei nostri figli. Io ti ringrazio ancora una volta e mi auguro che tu ancora possa essere con noi in queste occasioni, diciamo così, di discussione, di riconoscenza. Nello stesso tempo auguriamo a te, alla tua carriera, ancora maggiori successi in tutto il mondo, perché tu possa portare alto il nome di Mia Martini e con Mia Martini Bagnara. Grazie, grazie e arrivederci. Tu sei d'accordo. Faccio vedere, mi es
sorrisi, tutti diversi, e tu scegliene uno. Ti potrà servire, spaccami il cuore, ti potrà servire. È un vecchio trucco illusionismo, roba da varietà. Ma gli occhi poi si incontrano e vedrai quando il gioco poi passerà per te. Bella da dire e da tentare e non da offrire. È un vecchio trucco illusionismo, roba da varietà. Ma gli occhi poi si incontrano e vedrai quando il gioco poi passerà. Cucca, 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 c
Ci hai fatto ascoltare due bellissime canzoni e ci vuoi dire il titolo e come sono nate queste canzoni? Sì, la prima si chiama Staccami il cuore, è di Paolo Conte, un grandissimo cantautore che tutti stimiamo moltissimo, particolarmente io, tanto è vero che durante un nostro incontro casuale così è nato questo brano, cioè lui mi ha fatto ascoltare questo brano che aveva già cantato Patti Pravo però non ha mai inciso. E così mi sono decisa a fare questo disco perché non volevo privare il pubblico dell'ascolto di un brano così bello. Mentre il secondo pezzo? Il secondo pezzo è una mia canzone, l'ho scritta io, e l'ispirazione è nata diciamo un po' da una mia amica di Milano che si chiama Lucy, una mia carissima amica, alla quale io parlo spesso, moltissimo, di Bagnara. E così parlando con Lucy mi è venuta questa ispirazione, volevo Movie vuole giocare come al solito. Io avevo voglia di tornare a Bagnara, cioè mi mancava molto il mio paese. E così mi è venuta questa idea ho scritto questo testo e poi la musica, rivolgendomi a Lucy, nella quale ho trasferito il simbolo del nord e del sud, la luna d'occidente e il sole dell'oriente. Mi sono ispirata anche molto ai tarocchi, perché nei tarocchi per esempio ci sono le torri, questa torre nera che è sempre scura, eccetera. E questo canto è diventata una specie di preghiera per la pace, per unire finalmente il nord e il sud, per far nascere l'amore al posto della violenza, al posto delle armi. E infatti io chiedo alla luna d'occidente di buttare via il ferro nello stagno, che è la palude delle acque torbide dell'anima, dei cattivi sentimenti, e di buttare al sole dell'oriente, di buttare il piombo nelle fiamme, di scioglierlo, di sciogliere anche i cuori di neve, i cuori freddi, e chiedere finalmente un po' d'amore. È veramente bella la canzone e veramente anche il testo ha un messaggio molto molto significativo. Un saluto, non voglio mandare un saluto perché voglio tornare qui, voglio starci sempre, per cui è un arrivederci, un po' di baci, ciao ciao, anche da parte di Muvi, ciao a tutti, a presto. Bene, a questo punto Nino Martini ci dà appuntamento a presto, anch'io, Caterina Tripodi vi saluta e speriamo di rivederci il più presto possibile.